35 vittime ufficialmente accertate, centinaia gli ammalati di patologie collegate all'asbestosi e il drammatico tributo degli ex operai Isochimica di Avellino alla giornata mondiale che oggi ricorda le vittime dell'amianto. Costruire un po' di giustizia sociale intorno alla storia dell'isochimica. Per fare questo abbiamo fatto raccontare a uno dei testimoni, Nicola Brade, uno degli ex operai dell'isochimica, la sua storia, quello che ha vissuto, dalle cose più semplici, dal suo primo giorno di lavoro al suo primo incontro con il professore Maraia. È stato un momento molto emozionante. L'abbiamo voluto vivere per un motivo ben preciso, perché pensiamo che all'interno della città si parli troppo poco di questa storia. Un'occasione, quella di ieri, per rientrare nella stazione e riapproparci di uno spazio che comunque è uno spazio abbandonato. Qualcuno ieri parlava di stazione fantasma, per poi partire dalla memoria per arrivare a un momento di impegno. Un viaggio nella memoria per ricordare vittime e ammalati, ma anche per lanciare proposte. Dedicare uno spiazzale, lo spiazzale antistante la stazione, alle vittime d'amianto. Questa è una proposta che è uscita proprio ieri all'interno di questa, alla fine, diciamo, nel giro di interventi di chi ha partecipato, e quindi ci sentiamo forti di condividerla e di proporla proprio oggi. Dopo, diciamo, questa intervista protocolleremo la richiesta al Comune di Avellino per questo atto simbolico, ma che ha una sua forza. La sentenza di primo grado, 4 condanne, 26 assoluzioni, una cosa così evidente che si consumava in termini di tragedia sotto gli occhi di tutti, però. Il problema più grande per i lavoratori dell'isochimica, sia quelli che purtroppo ci hanno lasciato, che quelli che ci sono, che fortunatamente, ma per la maggior parte sono malati di malattie asbesto correlate, il problema più grande è quello della lunghezza dei tempi. Abbiamo avuto una sentenza dopo diciamo 14 anni dalle denunzie, ma abbiamo avuto una sentenza a distanza di 33 anni dalla chiusura dell'isochimica. Cioè è evidente che qualcosa non ha funzionato.